cazzo. Buongiorno a tutti ragazzi dal vostro Cartel Curva Nord, eccoci qua, video mattutino. Ieri non l'ho potuto appunto fare il video subito dopo la partita di Atalanta-Roma, conclusa appunto 2-1 per la Dea di Bergamo. Allora ragazzi, che partita ha visto Cartel? Cartel ha visto una partita, una Roma che non si riconosce più. Dalla brutta sconfitta con la Juventus in poi, una Roma imbarazzante, dove approfitta semplicemente di uno sbaglio di Palomino che appunto castiga il capitano Edin Dzeko facendo 1-0 al primo tempo, ma Roma sempre comunque sottotono dall'Atalanta appunto, e nel secondo tempo esce fuori il meglio dell'Atalanta. Subito al quinto minuto Palomino si fa perdonare dell'errore commesso al primo tempo, regalando appunto il gol della Roma facendo 1-1, e poi esce Duvan Zapata e Pasalic praticamente fa 2-1. Una Dea veramente schiaccia sassi, bel gioco e semplicemente una squadra bella da vedere sotto tutti i punti di vista. Veramente l'Atalanta ragazzi sta regalando calcio champagne, proprio c'è proprio da dirlo, è la Dea d'Italia. Nonostante appunto tutte le critiche all'allenatore Gasperini, contro ogni previsione l'Atalanta anche quest'anno si sta riconfermando la grande realtà che già abbiamo visto nello scorso anno appunto perdere in finale di Coppa Italia, ma quest'anno ragazzi sta ricominciando a macinare punti, quarta in classifica, staccando la Roma se non sbaglio a più 7 provvisoriamente in attesa delle altre squadre. Ieri sera ha giocato veramente bene questa Atalanta, signori, fa paura, fa veramente paura. E faccio i complimenti a questa città e questo appunto gruppo che pian piano si sta togliendo passo per passo tante tante soddisfazioni. La ritroveremo appunto l'Atalanta in settimana giocando in Champions League contro il Valencia, un ottimo esame per gli uomini di Gasperini che appunto arriveranno a questo incontro di Champions, questi ottavi di finale, chissà come la spunterà la Dea. Ma io gli faccio appunto i miei in bocca al lupo per un traguardo appunto italiano molto lontano, spero per loro appunto che arriviamo sempre più lontano. Ieri sera mi ha impressionato appunto questo gioco, ma non è che io l'ho scoperto ieri sera come gioca l'Atalanta, ma bensì è già più di 2 anni che si vede una crescita esponenziale di questo gruppo fantastico guidato da un grande allenatore che secondo me ha trovato la giusta dimensione a Bergamo. Quindi ragazzi facciamo solo che complimenti a questa Dea che è sempre più bella da vedere e sempre che sfugge in classifica. Un saluto a tutti a voi ragazzi dal vostro Cartel Curva Nord, iscrivetevi al canale YouTube e a presto.